Tu come vivi questa interfaccia tra l'atletica prestazionale e tutto quello che c'è oltre? Cioè, sei in stato catatonico quando finisce la gara oppure riesci a trovare le forze e energie per fare qualcos'altro? Allora, prima della gara le energie, come dicevo, cerco di conservarle, quindi magari faccio attività poco dispendio energetico, cioè cerco magari di rilassarmi, magari stare un po' seduto, fare una passeggiata, magari una cosa leggera come ad esempio all'interno del villaggio, magari andare a dare un'occhiata alle altre palazzine o se si vedeva la Tour Eiffel, insomma cose così. Mentre invece dopo la competizione, quello sì, faccio volentieri anche qualcosa di più attivo. Io non sono e non lo sono mai stato un amante di magari, che ne so, discoteche, feste, cose alcoliche, insomma cose così. Non sono più festaiolo della nazionale, insomma, mettiamola così. Ma mi piace, ad esempio, finisco le gare, averne la possibilità, come magari lo è in vacanza, è fare altri sport. Cioè, a me piacerebbe tantissimo poter magari giocare a tennis, padel, fare arrampicate, giocare a calcio, nuotare, sciare. Cioè, sono una persona molto attiva durante la giornata e meno attiva durante la notte rispetto ai ragazzi della mia età normalmente. Ricordiamoci che tu hai 36 anni, vero? 36 anni, sì. Ma lo sai che potresti essere uno dei più forti della tua età? Cioè, ancora sui 45 secondi, ma complimenti. Ne hai 24. Ma gioco un Bonevassio, dai. Sì. No, per dire, ne hai 24, vero? Sì. Ok, perfetto. Ho fatto una mia ricerca. In effetti, mi sono visto qualche tua intervista prima di questa e c'è quella che hai fatto ad Ancona, 15-16 anni, quando hai fatto il record allievi. E posso dire complimenti, perché io a quell'età non sarei riuscito a parlare così bene. Cioè, hai fatto veramente un bel overview. E diciamo, ragazzi, per chi sta seguendo in questo momento, che il buon Edo è partito da buoni livelli anche dal punto di vista comunicativo. Infatti non capisco perché non sia uno streamer, però potrebbe perfettamente buttarsi anche lì, fare un po' lo streamer della nazionale. Ce ne sono all'estero, ci sono atleti che sono andati alle Olimpiadi, che hanno il loro canale. Mi viene in mente Luis Horta, che è un fondista venezuelano. C'era anche un altro fondista, parecchie realtà statunitensi. C'è il caso emblematico di Mo Farah, che però ha iniziato a fare sta roba quando ormai era un po' nella fase, come dire, decadente della sua carriera. E quindi, insomma, in quell'intervista dicevi che avevi un bagaglio sportivo notevolissimo. Hai fatto anche qualche gara di sci? Sì, una, ma nulla di particolarmente importante. E allora, giochi ancora a golf? Domanda. Allora, a golf purtroppo è un po' di tempo che non vado. Ho provato ad andare nel fine della stagione prima di CDS, ma poi tra maltempo, mio papà, che perché mi piacerebbe andare a giocare con mio papà a golf, che magari quei giorni stava lavorando e così via, non sono riuscito ad andare. Poi le vacanze l'ho fatta a Formentera e non mi sono portato dietro le mazze da golf, insomma. Però diciamo che se ne avessi la possibilità andrei ancora a fare due tiri, molto volentieri, di golf. Ma guarda, sono due sport che vengono considerati un po' gli antipodi. Cioè, da una parte hai lo sport dei fighetti e dall'altra hai il golf. Battuta da tre soldi, però sempre efficace, non invecchia mai.